Siamo qui davanti all'assessorato mobilità, parchi e scuole della regione Piemonte. Siamo qui con Valentina Beatrice di Extinction Rebellion e stanno facendo un flash mob per l'emergenza climatica. Ma perché? Che cosa state facendo? Voi siete dottorande, ricercatrici, è vero? Allora, sì, io sono una borsista di ricerca, sono dottoranda. e oggi appunto siamo qua come scienziati, quindi come ricercatori, borsisti, professori, che stiamo denunciando l'inazione politica di fronte alla crisi climatica ed ecologica. Dal 4 al 9 aprile in tutto il mondo a livello internazionale c'è una ribellione di Scientist Rebellion, quindi Extinction Rebellion, quindi sono gli scienziati che escono dai laboratori e vanno in piazza. Noi a Torino siamo qua davanti alla regione, a una delle sedi della regione Piemonte, proprio perché vogliamo denunciare l'inazione politica della regione Piemonte nei confronti appunto del cambiamento climatico e della crisi ecologica. Avete appiccicato alla porta dell'assessorato un volantino dell'IPCC. Riuscite a spiegarmi in parole semplici cosa sia l'IPCC? Sì, l'IPCC è il pannello intergovernativo sul cambiamento climatico che dal 1988 fa uscire dei rapporti sullo stato del pianeta e su cosa dovremmo fare per fermare, per andare incontro al cambiamento climatico. È uscito 2 giorni fa, è uscito uno dei capitoli dell'ultimo rapporto ed è catastrofico, viene fuori che dobbiamo invertire la rotta entro 3 anni, quindi entro il 2025, se non riusciamo a invertire la rotta, arriveremo a un mondo che è completamente diverso da quello che conosciamo e non sarà vivibile. Quindi. Quindi le raccomandazioni dell'IPCC finora non sono mai state osservate. Abbiamo visto COP susseguirsi dal 1992, dal summit di Rio de Janeiro fino ad adesso. I governi continuano a riunirsi e a parlare, certamente, ma poi le azioni concrete che vengono fatte non ci sono. E noi abbiamo bisogno di quello, ovviamente. Come scienziati mostriamo che il problema c'è, diciamo cosa dovrebbe essere fatto per invertire la rotta e continuiamo a non vederlo, continuiamo a vedere il picco di emissioni che continua a salire nonostante tutte le COP, c'è qualcosa che non va, c'è un cortocircuito tra cosa dice la scienza e cosa poi fanno i governi. Grazie.